Dipendenze patologiche. La dipendenza è una malattia cronica. Le principali dipendenze patologiche sono tossicodipendenza, dipendenza da stupefacenti e farmaci. Alcolismo, che porta gravi conseguenze a livello fisico, danni a fegato, cervello e altri organi, e a livello psicologico, aggressività e depressione. Ludopatia, dipendenza dal gioco d'azzardo. La persona è tossicodipendente se usa molto tempo a procurarsi le sostanze, a consumarle e a smaltirne gli effetti, senza preoccuparsi del danno fisico e sociale che questo comportamento provoca. Questo ha conseguenze negative sulle relazioni, sulla vita lavorativa e sulla salute. La dipendenza porta all'adattamento del corpo alla sostanza, con il bisogno di quantità sempre maggiori per raggiungere l'effetto desiderato, e all'astinenza, ossia presenza di sintomi fisici se l'uso della sostanza viene sospeso o diminuito. I sintomi psicologici sono desiderio incontrollabile della sostanza, tristezza, sensi di colpa, ansia, negazione e vergogna, bassa autostima, depressione, solitudine e rabbia. Per curare la dipendenza, la persona che ha la residenza nel territorio e il medico di base assegnato può accedere direttamente al servizio SERDP nel suo territorio, cioè il servizio per le dipendenze. Per chi non ha la residenza, l'accesso viene mediato dall'unità di strada, che accompagna i pazienti al servizio e ne garantisce la presa in carico. L'accesso al servizio non significa che i dati personali vengono trasferiti alle forze dell'ordine. La persona, nel modulo sulla privacy, può dire chi può essere informato delle sue terapie. Vi è poi il segreto professionale che coinvolge i professionisti del servizio. Curarsi per una situazione di dipendenza riduce il rischio di non rispettare le norme stabilite dalla legge penale. L'utilizzo di una terapia non compromette la capacità del paziente di svolgere un lavoro e le attività di vita quotidiane.